Buongiorno a tutti. Vediamo se questa volta andrà bene. Prima abbiamo avuto qualche piccola difficoltà di connessione con Bruno all'inizio, quindi sapete che cosa? Ve lo ripresento da capo. Eccolo, mi sa che questa volta si connette. Lo faccio connettere prima. Oggi riceviamo un artista speciale. Un raffinato interprete, un musicista completo, un Oh, baritono, fermo! Sto presentando. mamma mia, che cosa complicata! Fermo, un baritono dalla voce insolente e brillante che si mette sempre al servizio assoluto dell'arte, ma anche un grande studioso che si dedica alla filosofia, alla musicologia, passando per psicologia e sociologia, alla potenza recitativa di un attore di prosa, unita a un fraseggio squisito e a una voce duttile ed espressiva, ma soprattutto un amico con il quale spendere ore e ore. Passando a chiacchierare così del più e del meno, ecco a voi Bruno, o professore Tardia! Ciao, finalmente ce l'abbiamo fatta, ma Perché era difficile? difficilissimo, però dobbiamo anche spiegare che io sono ve very low tech, per me questa è così, una macchina stupefacente, però è la prima volta che la utilizzo, vedi? Sì, lo so, non sei il primo ad avere provato questa ebbrezza, però ormai è il nostro unico mezzo di comunicazione, Bruno, cioè ti devi adeguare. No, ma soprattutto tu sei, come dire, il mio professore di alfabetizzazione telematica, perché non so se in questo periodo sfortunato ho aperto Instagram, incredibile. E tu mi stai facendo Cioè, segui due persone e hai 3 followers, cioè cerca di lanciarti un attimo in questa. favore, diceva quello là. Ma non so se ti ricordi che nel 2011 sei tu che mi hai aperto il profilo Facebook. Veramente? Eh sì. Beh, Cavolo, ho una responsabilità. oramai sì, tu sei il mio social media manager. Ciao Francesco. Allora, ciao Ugo, hola Ugo. Allora, Bruno, benvenuto in questo Grazie. piccolo incontro. Cosa hai preparato tu per il tuo tea time? Allora, ho preparato una tisana che cos'è? A mate e guaranà. È una tisana snellente. Ma io non ne avresti molto bisogno, dico. È un wishful thinking dopo tutto quello che ho mangiato adesso, la Ah, ho capito. tisana Tu dici snellente. prevenire è meglio che curare. Sì. Caro Bruno, dove sei? Come stai passando questa quarantena? Amore mio, sono a casa dal 15 di marzo, che sono rientrato dalla Francia e mi sono chiuso dentro casa. Insomma, Stavi niente. cantando Falstaff? No, sì. Stavo cantando Falstaff, sì, sono arrivato alla. La so, sono preparata. Ai lasso sono arrivato alla generale, quindi se. No! E quindi cosa fanno? La ripropongono più tardi? Speriamo, diciamo, è la speranza di tutti. Che, Cosa ti hanno detto? Tante diciamo, care cose ti hanno detto. Ci no, 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 no. vediamo. Allora, no, no, l'intento è quello di riprenderlo, questo di sicuro, però certo, siamo ancora in un momento di estrema, di incognita, ecco, quindi aspettiamo una conferma e anche, perché sai, bisogna riprogrammare, bisogna vedere quando tutti quanti possono, insomma, una cosa molto complessa. Sì. Comunque, diciamo, l'intenzione è quella di rifarla e aspettiamo che questo venga confermato. Ci sono delle ipotesi e speriamo davvero, perché, sai, falsa. L'onore, l'onore. Onore, ma poi, sai, per me era stato un anno di studio lunghissimo, insomma, perché puoi immaginarti il debutto in Falstaff, comunque. Io ti aspettavo a debuttare in Falstaff. Ma di tutto questo trambusto generale, che cos'è che ti colpisce di più di questa attualità, in positivo o in negativo? Guarda, io devo confessarti che trovo che sia un momento drammaticamente interessante, ma tremendo, terribile. Due cose mi hanno molto colpito, anzi no, tre.
due negative e una positiva, per cui ti dico prima quelle negative e poi... Sì, grazie, preferisco, sì. Allora, quella, diciamo, la prima negativa è questa, che noi vivevamo in un mondo in cui non esisteva più il tempo. Il tempo era una sorta di susseguirsi di presenti, era un presente infinito. E adesso invece c'è Doveva un essere fatto in tic-tac. tempo reale, veloce, veloce. Lo spazio invece, anch'esso non esisteva perché oramai l'avevamo talmente allargato che prendeva tutto il mondo. C'è chi lo allarga di più, c'è chi meno, diciamo, a seconda delle sue abitudini alimentari. Esatto, no, però anche rispetto al fatto che vivevamo nella globalizzazione, per cui oramai che problema c'era a partire da Roma e andare a Timbuktu? Questo piccolo virus ha ribaltato il paradigma. Lo spazio adesso è appunto il confine angusto delle nostre case, che è Dei diventata coniglietti, siamo i coniglietti dentro le gabbie. una tana in cui noi siamo in questo letargo, aspettiamo che Aspettiamo il libera tutti. Siamo arrivi nel tana, aspettiamo il la libera tutti. primavera, ma il Ciao tempo è Mattia. cronologico, è quello della natura. E noi non siamo più predisposti a questo tipo di riferimenti categoriali. Io non so. Anche perché un germoglio ci mette Sì. ore e ore e ore, io non ce le ho queste ore e ore nel mio Esatto, no, ma giornalino. quello che volevo dire era che, per cui all'inizio tu dici, dai, che meraviglia, leggo tutta la recherche e poi la rileggo dall'ultima parola alla prima, poi sì, guarda questo tutorial meraviglioso in cui posso fare il pane senza Come farina. fare le melanzane Ah amottunate? sì, no, ma poi senza farina, senza lievito lo puoi fare ed è buonissimo e inizi a panificare, eccetera. Adesso devo dire, non ce la faccio più. Voglio uscire. Adesso ti faccio viaggiare io, Bruno. Ti faccio viaggiare io. Ah sì, no, questa era però la cosa negativa. Ah, dammi una cosa positiva che poi ti faccio andare fuori dalla gabbia. La cosa positiva è questa. Non so se hai notato, se abbiamo, che tutti improvvisamente in questo momento si sono buttati sulla cultura. Ma appunto, ma non era scontato. Soltanto io ho i libri tutti accatastati sul comodino Ma e non non riesco era a leggerli. scontato, non era scontato, cioè tutti si sono buttati, streaming, dei Berliner Filarmoniche, diciamo, come dire, gli archivi del piccolo, attori che recitano su, eccetera. Bambini che leggono la Divina Commedia, cioè. No, ma molto di più, io mi aspettavo una... Come dire, che ci si gettasse più sullo sport, sul calcio. Invece no. Quindi, insomma, anche lo slogan io non sono inutile. No, io sono utile e non solo, io ci sono e E vi passate la quarantena grazie a me. sì, vi accompagno in questa notte che non ha fine, E insomma. che cacchio, cioè me li toccherei. Vabbè, senti, Però questa è una cosa positiva, eh? è una cosa positiva. A me piace anche questa maniera di essere così tanto uniti. In realtà io non sono mai stata così in contatto con tutte queste persone come adesso. Sì. E poi Comunque. ci sono queste. Anche se io devo confessare che nel momento in cui ci vediamo tramite questi mezzi, io adesso voglio sempre di più incontrarvi, rivedere la mia mamma, rivedere mio papà, rivedere tutti i miei amici, rivedere te, rivedere, cioè rivederci. Ciao Fredo, ciao a tutti quelli che sono qui con noi e che non riusciamo a salutare anche all'istante, ma intervenite se volete, insomma, prendiamo il tè tutti insieme. E Bruno, Dimmi. andiamo via da questo momento perché è pesante, mi appesantisce. Fa duopo. Io voglio sapere il primo viaggio, te lo faccio fare nella tua memoria affettiva. No, non lo so perché sto giocando con questo coso, perché è l'unica roba che ho trovato per attaccarmi i capelli. Nella tua memoria affettiva, io vorrei sapere qual è la tua Madeleine de Proust, cioè qual è quel ricordo, quell'odore, quel gusto, quell'evento del tuo quotidiano che ti fa tornare direttamente alla tua infanzia felice. Sì, devo confessare.
Adesso vi stupirò. Sì. Visto più certo. È l'odore della trementina. Sì, perché mi fa ritornare a quando io frequentavo tanto il mondo dei violinisti e quindi si andava dal taio, c'era questo artigianato per cui appunto c'era. Ti faceva vedere come stava l'ultimo violino che stava facendo, la vernice che stava usando. E questo, devo dire, è un elemento che mi piace tanto. Ti regalerò l'eau de Tremontille. No, quel tipo di odori, quel tipo da quei profumi della bottega, ecco. Della bottega dell'artigiano, che in fondo anche noi siamo artigiani, no? Sì. Però abbiamo più a che fare con una materia più volatile che il legno e la, come dire. Scolpiamo con due cordicine, con due muscolini Sì. e con tanti altri muscoli in realtà. Mentre invece, ecco, appunto, quando ogni tanto con gli amici di sempre, quando soprattutto un grande amico violoncellista che dice: no, devo andare dal liutaio, dico: ah, vengo anch'io. Per cui. E ti tuffi in questo mondo e torni indietro. Sì, al di là del fatto che purtroppo ormai il violino l'ho attaccato Al anche. chiodo? No. Sì. Vabbè, vedremo se è veramente attaccato al chiodo. Sì. Senti, un altro viaggio ti propongo. Sì. Questa volta è... No al Pitour. No al Pitour. No, 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 che belli Sono che siete, chiusi i mi voli. mancate. Ciao Alessandro, anche tu ci manchi. Ah sì. Senti, ti propongo un altro viaggio sempre introspettivo, perché io oggi, secondo te, ti facevo una trasmissione fatta così, cioè quattro domande che ho già fatto a tante altre persone. No! Tu No. sei la mia piccola cavia, piccolo Bruno. No, ma io non fatemi fare test, io. Tu bello sicuro che eri visto gli altri incontri, ci sono preparato, questa volta non mi frega e invece ti frego, Benissimo, perché il prego. viaggio te lo faccio fare dentro di te e ho tre domande. Tu scegli fra la 1, la 2 o la 3. Però la 1, la 2 o la 3. La Pronto. prima, aspetta, la prima è la domanda che brucia. La seconda è la domanda delle stelle e la terza è la domanda di Narciso. Alla, siamo pronti. Argomenti pericolosissimi. Dove vuoi andare? In quale antro della tua persona vuoi andare? Scusa, il. E vuoi condurci? Sì, non mi ricordo il primo. Brucia, il primo brucia, il secondo riguarda le stelle e il terzo riguarda il nostro amico Narciso. Direi le stelle, sì. Tu pensi che sia più dolce questa domanda soltanto perché riguarda le stelle? Sì, lo so, Auxiliadora, sono tremenda. Pensi che sia più carina questa domanda? E invece no! Mamma mia, io voglio. Oddio, cos'è questo? Ah, ma ci sono pure gli effetti speciali. Ora sei la stella tra le stelle nel firmamento della lirica, Bruno. A che cosa lo devi? Come ci sei arrivato? Come ci sono arrivato? Com'è che sei diventato la stella che sei? Adesso sei, considera, sei la fulgida stella dei tempi moderni. Cosa ti ha portato lì? Ah, ok, quindi come dire, il Nell'ipotesi, minchia, scusa. ipotetico dell'irrealtà, diciamo. No, no, secondo periodo. E boh, il lavoro, lo studio, la passione, in qualche modo, sì, l'incontro con la pagina scritta. L'analisi della pagina scritta, questo. E secondo te così si arriva a essere una stella nel firmamento della riga? Ma infatti non ci arrivo.
Hai ragione, forse hai ragione. Dimmi, c'è una seconda? Dato che sì, no, ti devo far viaggiare ancora perché a me la quarantena mi viene. No, mi sarebbe piaciuto di più farti la prima domanda, però va bene, ti risparmio per questa volta. Ma no, parla. La vuoi? Ma sì, stiamo giocando. Non temi. Allora, devo dire sì. Dopo questi test io sarò pronto ad affrontare qualsiasi problema professionale. Va bene, allora ti faccio la prima domanda. Oh, Madonna Santissima. Dove e in che cosa hai peccato artisticamente? Ho peccato? Hai peccato, artisticamente hai peccato. Hai combinato qualche guaio. Ma diciamo un momento della carriera oppure un momento di uno spettacolo? Hai la coscienza sporca, questo ce l'abbiamo tutti. L'hai fatto un peccatuccio. Verso l'arte, verso te stesso, verso il pubblico. Dove hai peccato, figliuolo? Mamma mia, questo è peggio delle confessioni di Sant'Agostino. Qua. Non lo so, forse anche in una certa ritrosia nel mostrarmi, questo di sicuro. Cioè, io sono uno timido, per cui diciamo che questo nostro incontro è veramente una rivoluzione copernicana, perché io non sono abituato. Quindi pensi che l'arte abbia bisogno del mostrarsi, la tua arte abbia bisogno? Certo, certo, l'arte ha, come dire, è anche epifania e quindi è anche mostrarsi. Quindi certo, io sono molto restio di solito, perché sono timido, insomma. Va bene, però sei ancora in tempo per pentirti, per redimerti, Sì, quindi va bene. scusa, guarda che oggi su Ti sei Instagram mi devi dare atto. ridendo? Sì. Oggi con una diretta Instagram, decisamente. E adesso passiamo a una cosa semplice che sicuramente avrai visto. Ah, La certo. festa delle confessioni. Sempre quello di Sant'Agostino. Stop. E qua viaggiamo, eh. Oh, ne sono capitate due. Ma che birichina. Mi sono data un po' la zappa sui piedi perché questa dice la tua interlocutrice ti sta annoiando? Se sì, falle una domanda. Laura, ti stai annoiando? Assolutamente no. Tu menti? No, io non mento. Allora, andiamo al. Ho fatto bene a prenderne due perché la seconda dice in quale occasione hai provato una grande vergogna? Una grande vergogna, fammi pensare. Ma probabilmente la proverò tra poco quando farò la dedica. Quindi è una In futuro. vergogna in perifrastica attiva, cioè si Esatto. sta per avverare, insomma, si sta Esatto, per. quindi la vedrete in diretta, la grande vergogna. A questo punto sono molto curiosa di andare alla dedica. Oddio, no, perché non ci sono più tempo Ma no. in questo Prima percorso iniziatico. ti voglio chiedere, caro Bruno, quanto sei cantante? Secondo te sei tanto o poco cantante? Credo che verrà fuori tanto, però io spero poco. Più volte al giorno ti sorprendi a fare anche se non hai da cantare quello sesto giorno? No, 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 mai. No. No, non è vero, sì, lo faccio sempre. Hai un bel pianoforte da concerto a casa, anche se non lo sai suonare? In questo no, ho una pianolaccia che infatti quando il mio pianista viene qui si lamenta e per pura pigrizia non ho ancora portato via
la pianola pesata che ha mia madre a casa. Invece a casa di mia madre c'è un bel pianoforte, ma che era però a Pavia. Ci dice Peck, un bravissimo cantante. Chi? Peck, ci dice un bravissimo cantante. Grazie, Peck. E Bruno, io questa cosa non credo che tu la faccia perché non me la ricordo. Per sfogare la troppa adrenalina, ti canti tutta l'opera in camerino e poi arrivi sul palco ben rilassato ma senza voce? No, no, questo proprio no. No, 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 questo no, Quando una personalità importante ti viene a salutare in camerino prima della recita, lo accogli con tanta gioia per non far vedere l'ansia da prestazione che ti è appena spuntata? certo. Al simpatico collega che ti annuncia che in platea stasera c'è il critico che più odi, con indifferenza rispondi sempre: "Ah, bene, ma sai già che ti ha rovinato la recita?" Questo devo confessare non tanto perché sono talmente concentrato prima di una recita che non anche spesso quando capita, ah, ma hai visto in terza fila, cioè, con tutte le cose che ho da pensare in questo momento qui in palcoscenico. Avevo ragione quando ti ho descritto nella presentazione, sei completamente devoto all'arte, tu non No, ti lasci prendere da della questi recita giochi. sì, il giorno della recita sì. Beh, molti altri, anche quelli di preparazione. Non ti piace parlare di un progetto fin quando non hai il contratto in mano firmato? Sì, sono molto prudente, sì. Quando il regista ti chiede di cantare l'aria in fondo al palco, dici sì, sapendo che alla prima lo canterai in bocca scena? No, spesso cerco di aprire una dialettica, diciamo. In qualche modo lo stordisco e poi lo prendo per stanchezza. Dice, vai dove vuoi andare? E anche questo me lo immagino. Visitando un teatro, la prima cosa che noti è che l'acustica non sembra male, tornandoci per cantare, la prima cosa che noti è che c'è un'acustica di merda. Ma sì, certo, anzi, l'acustica buona è quella dove si canta bene, non quella dove si sente bene. Cosa me ne importa? Esatto! Se dopo Si vendetta il pubblico non ti chiede il tris, ti deprimi per 3 giorni. No, no, in realtà dopo Si vendetta spero non mi chieda il bis. Ti dico l'ultima, il tuo sogno più grande è cantare in scala per Sant'Ambrose. Bah, sì, non lo so, sì. Com'è che fai a dire di no a una frase del genere? Tuttavia, è una cosa talmente lontana. Insomma, però speriamo, chi lo sa. Potrebbe succedere, vero? Ah, non lo so, vediamo. Sì. Per adesso la scala ce l'ho per attaccarci i quadri, diciamo. Bruno, Dimmi. Sì. la vedi questa? Questa è la palla dell'oracolo. Addirittura l'oracolo di Delfi. Lo sai cosa fa questa palla? Cosa? Oddio santo. È peggio di un test di psicologia. Tu devi con il ditino dare un input a questa palla dell'oracolo. Ma stai attento, Ah. perché l'oracolo è molto sensibile. E Stai attento a quanto lo stuzzichi, perché ci potrebbe restare male. quindi cosa devo fare? Gli devo dare Stuzzicala tu, insomma, falla muovere un. e vedremo da che parte va. Ci riprovo. Se n'è andato di là, se n'è andato di là. Non ho passato il test. Questo vuol dire che adesso ti dovrò fare un altro test, che la seconda di dove andava, insomma, ci avrebbe mostrato che test avrei dovuto farti. Altro test che non passerò. Allora, lo conosci questo? Sì. È il libro delle evocazioni. Oddio, cosa evochiamo? Questo me lo devi dire tu, Ah, sì. dicendomi stop.
Ok, vai. Stop. Insomma. Dove ti ha portato? Mi ha portato al fatto che ho voglia di correre per prati adesso. Voglio uscire dalla tana. Come la capretta di Heidi? Sì. E far cantare i monti. Piuttosto che far cantare i monti. Dimmi, non farmi ballare, non farmi cantare. Condividi con noi qualche cosa. Ecco, lo sapevo questo. Dunque, questo è il momento della dedica. Ecco, questo, stiamo aprendo il settimo sigillo. Allora, niente, siccome tu mi hai detto, devi mettere, diciamo, in comune con noi una cosa tua, ho riaperto il violino. Vi faccio vedere, sì, ho riaperto il violino. Quello attaccato al chiodo. Quello attaccato al chiodo, ma guardate le condizioni in cui ho trovato l'arco. No, vabbè, ma che gli è successo? L'hanno mangiato i topi? Eh beh, sì. Per cui, vabbè, adesso vediamo se riesco a suonare qualche cosa, ma giusto due note, eh. Allora, vediamo. Così, vediamo. Allora. Mi vedete? Sì. Vai, Bruno! Ah. Figurati. Poi va avanti. Mamma mia, mi hai fatto suonare il violino. Ma sei Dopo. bravissimo! Ma io non ti avevo mai sentito suonare il violino. Guarda, c'è anche un Francesco Guarneri si è connesso, ma che sia un Guarneri? Diciamo, chissà se diciamo appunto un parente dei Esatto! famosi Guarneri. E Ma quindi. infatti Peck non lo sapeva e anche Francesco ti fa i complimenti. Anche Grazie, Francesco Izzo, anche grazie. Claudia. Bravo, bravissimo, Bruno. Sono veramente secoli che non. E questo qui è stato il concerto che io ho portato al diploma. Per cui Sì. è dal diploma che non lo suono. Quindi sono passati quei 2 o 3 anni, insomma. Sì, manca però lo zero. Per 2-0, per cui però ti devo confessare, sono stato molto felice di riaprire favore. in mezzo al perché l'ho aperto, tutti i moscerini sono venuti Ma fuori. no, no, ma devi smetterla, ormai devi tenerlo sempre fuori, cerca di cambiare quell'archetto, insomma. No, ma E praticalo perché è un buon momento. guardate, vedete che. Di solito vedete che le corde sono entrate nel ponticello. Eh No. sì, perché sono secoli e anche tutte queste corde oramai sono anche un po' false. Insomma, dovrei cambiarle, non ho A altre. noi è piaciuto un sacco. Devo dire, io ti devo fare però questo ringraziamento perché su tua sollecitazione ho riaperto il violino e sono ritornato a quei ricordi che tu mi hai. Alla tua Madeleine. Sì, quando ero piccolino e c'era la mia mamma che suonava in duo con quello che è stato il mio primo insegnante di musica e poi era, diciamo. Veniva anche una signora che faceva la violoncellista, e per cui io, quando ero bambino, il mercoledì mia mamma e il mio primo insegnante di musica, ma io avevo 4 anni, 5 Che anni, 6 anni, bello!
suonavano trio, facevano house music, per cui Bimbo felice. tutti i trii sono veramente il, diciamo, la colonna sonora della mia infanzia, il trio di Schubert, infatti uno dei miei sogni di violinista che non sono riuscito a coronare è l'Arciduca di Beethoven. Sì. L'Arciduca di Beethoven e anche il trio di Tanajev, che sono. E perché non sei riuscito a coronarli? Perché, sai, io ho finito il conservatorio, ho iniziato un pochino a suonare, perché in realtà io sono diplomato in violino e invece non sono diplomato in canto. Vedi com'è? Ma Sì, no, non so ma se questo si nota. smetti. No, ma sai che anche io non sono diplomata, ma insomma, abbiamo studiato dopo in parallelo. E devo dire che avevo iniziato un po' con anche la musica da camera, però avevo un quintetto, quindi ho fatto un quintetto di Brahms, eccetera. E non è venuto, per cui devo dire che Beh, c'è ancora tempo, Bruno, c'è ancora tempo. speriamo di no. Dall'altro, dico, dall'altro, ti ho messo qua di fronte la candela dei desideri. Non per altro. Va bene. Sai che lei è capace di realizzare tutti i desideri di un cuore puro. Di un cuore puro. Sì. Quindi adesso ti lascio con lei. Tu esprimi il tuo desiderio e poi soffia e mi fai sapere quando si realizzerà. Va bene. Ok. Sì, ma lo devi condividere. Condividi. Aspetta. Ah, ma ci hai messo davanti la. Come. Condividi, devi condividerlo con noi. E Ah, ma lo devo dire? beh. Allora, diciamo, il mio desiderio è che da questo, diciamo, momento tremendo possa emergere qualcosa di nuovo e positivo per E tutti. anche un archetto nuovo. Sì, è anche un archetto nuovo, però un augurio di rigenerazione dopo questa prova tremenda che stiamo affrontando tutti quanti. Posso andare? Vai. Ha stentato, eh? Vabbè, insomma. Ha stentato. Si vede che è un processo un po' lunghetto. E cosa vuoi? Oramai la respirazione diaframmatica la utilizziamo sempre meno in questo periodo. Ma smettila! Ogni giorno! Sì, sto studiando, va bene, sì, sto studiando. Bruno, hai bevuto il tuo tè? Io Quasi finito. ti ringrazio infinitamente Grazie io e per queste due chiacchiere, per aver ripreso questo scheletro che avevi nell'armadio. te. Io. Un tuo amico dimenticato dentro la sua cassettina, Sì, poverino, poi. dentro la sua custodia. E ti abbraccio forte e spero che tu stia bene, bene sia in testa, nel corpo, nel cuore. E mi raccomando, Questo tante benedizioni. Bevi il tuo aspetta. tè perché il tè si beve finché Caldo. Ciao è. cara. Bravo. Ciao, Bruno. Prestissimo. A presto, E ciao. riabbracciandoci. E riabbracciandoci, un bacino, ciao.